ci prendiamo prima il caffè? Sì, sì, almeno. Sì, anche perché poi c'era fredda, quindi... Oggi siamo a prendere un caffè al bar Portobello di Grotte con il dottor Aurelio Zaffuto. Benvenuto, dottore Zaffuto. Grazie, grazie. Ecco, un saluto, un buongiorno a tutti i miei concittadini di Grotte, che sono nel mio cuore. Sono nato qui nel 1961 e sono andato via da 33 anni. Però il ricordo del paese natio rimane custodito gelosamente nel mio cuore, e non soltanto nel mio cuore, ma anche di quello dei miei figli, che pur essendo nati a Brescia ritornano con piacere sempre qui a Grotte, nel luogo degli avi e nel luogo dei nonni. Grazie per questo invito. Assolutamente, piacere nostro. Lei è in servizio presso gli ospedali civili di Brescia. Esatto, io ho fatto il concorso nel 1990 e nel 91 ho vinto il concorso presso gli ospedali civili di Brescia, nel presidio nord dell'azienda, e soprattutto in quell'area della Valfrontia che diciamo pullula di aziende industriali ed è famosa soprattutto per le fabbriche d'armi e poi per tutta la siderurgia. Pensavo di rimanere lì un paio d'anni e poi di ritornare qui in Sicilia. E invece poi? E beh, ecco, poi mi sono trovato bene e sono rimasto lì. Lei ha scelto come facoltà la facoltà di medicina agli studi superiori, una facoltà tuttora molto ambita dai ragazzi che escono dalle scuole superiori. Certamente, perché fare gli studi in medicina, poi ovviamente esercitare la professione del medico, è una diciamo qualcosa che ti lascia dentro diciamo delle gioie infinite, perché hai in cura proprio la salute delle persone. Ma è una professione o più una vocazione? Ma io direi entrambe, ecco, perché soltanto la vocazione non basta, ecco. Ci vuole soprattutto la passione. La passione, come in molte cose, se tu hai la passione riesci e vai fino in fondo. Ci vuole molta disponibilità, capacità di empatia verso i pazienti. Certamente, quello è fondamentale. Diciamo che un po' tutte le attività è importante avere un rapporto, diciamo, di empatia con i prossimi, soprattutto però in professioni dove si fa servizio alla persona, quindi il medico, l'infermiere, il fisioterapista, gli assistenti delle case di riposo, cioè il servizio alla persona è qualcosa quasi di sacro. Bene, ultimamente lei ha scritto per Grotte.info un interessante articolo, l'evoluzione del medico dall'orango all'intelligenza artificiale, e devo dire che mi ha stupito venire a conoscenza di alcune circostanze riguardanti appunto gli uomini primitivi e prima ancora dell'uomo primitivo, dell'orango. Allora, questo racconto sul percorso, sull'escursus che io ho immaginato della figura del medico è nato casualmente circa un mese fa. Stavo leggendo una delle pagine interne della Repubblica, il giornale della Repubblica, e c'era un dossier su una biologa, Isabelle Lomar, che aveva condotto uno studio nella foresta indonesiana sulla famiglia di oranghe, e da lì, come io ho raccontato poi sintetizzando questo evento, lei ha tratto delle conclusioni che comunque 13 milioni di anni fa l'orango aveva un comportamento tale che permetteva di automedicarsi, che sono delle cose e delle abitudini, dei comportamenti che soltanto dei primati, cioè soltanto degli animali che hanno già uno sviluppo della corteccia cerebrale, possono esercitare, perché comunque l'orango ha una parte del DNA e una parte della struttura cerebrale simile all'uomo. Poi nel tempo c'è stata una separazione, poi l'uomo ha avuto una netta evoluzione, però il ceppo iniziale è quello lì. L'orango raccoglieva foglie particolari, le masticava e le applicava sulle ferite per automedicarsi. Esatto. È incredibile. Ma è incredibile relativamente, perché buona parte delle medicine, dei medicamenti, dell'uso
della farmacologia che noi adesso usiamo, in realtà sono dei prodotti industriali, ma derivano tutti da conoscenze dell'uso di piante, cioè quella che era la fitoterapia, perché la maggior parte delle, diciamo, degli elementi chimici che compongono un farmaco sono presenti in natura nelle piante. E poi da lì, diciamo, quello è il prototipo, il progenitore del medico esatto, attuale. Sì. Io ho immaginato poi questa figura perché ovviamente l'orango usava queste erbe che masticava e che avevano un'azione antisettica, un'azione analgesica e antipiretica, e da lì poi ho immaginato un percorso nel tempo. Anche se, diciamo, lì stiamo parlando di 13 milioni di anni fa, poi passiamo a circa 50 mila anni fa con l'uomo di Neanderthal, e poi il passaggio successivo è stato, c'è stato Ippocrate nella antica Grecia, che è considerato il padre della medicina moderna, e periodo romano, ma siamo già molto vicini a noi, perché parliamo di 2000 anni fa. Per cui c'è questo salto lento, ma con un'evoluzione importante. Un salto lento, però diciamo un percorso costante lungo la storia. Certamente un percorso costante, per cui ho fatto questo excursus in vari, diciamo, vari periodi. Poi passiamo al periodo dell'antica Roma, che è stato un periodo di grande diciamo, evoluzione, perché comunque i romani sono stati diciamo, la guida in molti campi. Basta pensare, per esempio, che anche attualmente buona parte del diritto fa riferimento al diritto romano, quindi è stato un grande popolo, oltre che a fare delle conquiste, e anche in medicina diciamo ci sono state dei passi, delle procedure che in parte utilizziamo ancora adesso. Ma poi sicuramente il maggiore sviluppo e l'accelerazione, l'accelerazione si ha dal 600 in poi, con le scoperte di Galilei, ma soprattutto scoperte del campo della fisica e della chimica, che hanno portato poi con l'illuminismo a mettere le radici in quella che è l'attuale medicina moderna. Una medicina che è ancora oggi tutta da scoprire, bisogna dire, nel senso che ci stiamo proiettando verso un futuro carico di aspettative, anzitutto, ma carico di possibilità. Ma questo sicuramente, perché l'evoluzione non è comprimibile. Noi, nessuno può pensare che si raggiunta una meta e da lì rimarremo fermi. Il tempo dà sempre, l'evoluzione dà sempre nuove metodologie, nuovi comportamenti che bisogna sfruttare. Adesso ovviamente si parla dell'intelligenza artificiale, che è da prendere un po' con le pinze, tant'è che a livello mondiale si parla di un'etica dell'intelligenza artificiale. Beh, sul fatto di assistere attualmente ad operazioni chirurgiche effettuate da un primario in Corea, ma eseguite da un robot in America, lì potremmo anche esserci. Ma sulla questione di decidere della vita dei pazienti affidata a un'intelligenza artificiale, personalmente avrei qualche riserva. Allora, io faccio un esempio. Attualmente la maggior parte degli aerei, dei Boeing, ma delle grosse, le grandissime, le enormi navi, le piattaforme diciamo, città galleggianti, sia per le navi da crociera che trasportano anche 5.000 o 6.000 persone, sia le grandi portacontainer. Ecco, quelle lì non è che vengono guidate, pilotate a vista, come si faceva una volta con i galeoni dei pirati o con i velieri. La guida è ovviamente garantita da un sistema di navigazione robotizzata, che poi noi utilizziamo adesso nelle sale operatorie. Si parla proprio di navigazione
Perché noi seguiamo dei computer. Ovviamente non è così semplice, perché bisogna cominciare ad abituarsi a utilizzare questi sistemi, ma il sistema lo deve utilizzare l'uomo, perché nelle fasi di atterraggio al buio o in un aeroporto con la pista avvolta dalla nebbia, non è che il pilota atterra a vista. Utilizza un sistema computerizzato, ma deve essere in grado di utilizzarlo. Quindi è sempre l'uomo che deve utilizzare questi sistemi. Questo è quello che si spera poi che nel futuro in medicina avvenga, che non ci sia poi passaggio in cui deve decidere il computer. Quello lì spero di no, ecco. Lei mi ha aperto un ricordo parlando di navigazione. Ricordo un film degli anni 70, Viaggio all'interno del corpo umano, in cui un'equipe medica si faceva miniaturizzare, si faceva iniettare all'interno del corpo di una persona per poterla andare a guarire. Quindi navigazione all'interno del corpo umano, ma è quello che in pratica si fa con l'endoscopia oggi. Ma certo, quello che si fa, ma non soltanto quello che si fa con l'endoscopia in vari campi, quello che si fa nell'applicazione, nella chirurgia soprattutto oculistica, oftalmologica, quello che si fa nella diagnostica, tutte le nuove apparecchiature di nuova generazione della risonanza magnetica, della PET, per andare a scoprire delle minuscole lesioni tumorali, per esempio, che nessuna apparecchiatura riuscirebbe ad andare a evidenziare. La PET ti permette di identificare l'inizio di queste lesioni. Per cui, ovviamente, se la tecnologia è e deve essere a servizio dell'uomo, ben venga. Anche perché, per esempio, riusciamo a fare adesso degli interventi cosiddetti elettivi e mirati per togliere delle lesioni, non aggredendo gli altri tessuti che sono ancora buoni. Ecco, questo è il concetto. Dobbiamo utilizzare queste nuove apparecchiature, che vengono definite genericamente come intelligenza artificiale, ma deve essere sempre l'uomo a governare questo tipo di tecnologia. I film di fantascienza ci portano avanti di solito, però sono anticipatori. Io ricordo Star Trek, in cui il comandante Kirk apriva fondamentalmente uno Star Trek, cioè un cellulare. Quindi allora era fantascienza, ora non i cellulari fanno cose straordinarie. Nei film di fantascienza ci sono questa specie di sarcofagi in cui viene messo il corpo, viene chiuso e viene fatta sia la diagnostica che l'operazione. Ci potremmo arrivare? Ma io penso di sì, anche perché quello che la cinematografia o una certa fumettistica degli anni 60, degli anni 70, ma anche prima, proponeva come qualcosa di fantascientifico, e poi l'abbiamo raggiunto e lo abbiamo anche superato sotto certi aspetti. Per cui, come dicevo prima, non è pensabile che ci sia un limite a questo percorso di evoluzione, di nuove scoperte. Le scoperte devono essere messe sempre in maniera efficiente ed efficace a servizio dell'uomo. Faccio un esempio: negli anni 40 la scoperta del nucleare, dei fisici, soprattutto tanti fisici italiani, ma le scoperte di Einstein erano state fatte, queste scoperte erano state fatte per scopi benefici. Poi ovviamente è l'utilizzo che l'uomo fa di queste cose che può essere negativo per il singolo e per la comunità, ma noi partiamo sempre dal presupposto che le nuove scoperte sicuramente possono favorire e far vivere meglio l'uomo. Ma questo richiede ovviamente un grado di preparazione
rispetto ai professionisti che le applicano, superiore. Cioè non si può essere solo medico, ma si deve essere, oltre che medico, anche ingegnere, molto probabilmente, perché l'utilizzo di queste apparecchiature richiede conoscenze particolari. Ma devo dire che ovviamente la figura del medico, che come si spiega addirittura all'inizio del secolo, che andava, che assaggiava l'urina per capire se il paziente era diabetico, non è più pensabile. Ma non è che bisogna essere ingegneri. Consideriamo che oggi ormai i giovani sono tutti padroni e utilizzano tutti questi sistemi tecnologici. Basta vedere cosa riescono a fare con un telefonino, cosa che io, neanche lei, che so, magari riuscirà a fare. I ragazzi a 15-16 anni sono talmente così al dentro della nuova tecnologia che è qualcosa di meraviglioso. Gli studenti che adesso si accingono a intraprendere questi studi ovviamente hanno dalla loro una base, per cui non verrà mai difficile, come può risultare a me o diciamo quelli della mia generazione, l'applicazione di questa strumentazione. Bene, lei diceva all'inizio, per riprendere l'argomento da cui siamo partiti, che è molto legato a Grotte, continua a venire a Grotte perché sono le sue origini. Certamente. In questo paese ci sono i suoi familiari e quindi certo. La sua terra, anche tutta la sua famiglia continua a essere legata con il suo territorio. Sicuramente alla Sicilia in generale, tant'è che faccio così un racconto. I miei figli sono nati a Brescia, eppure hanno nel cuore la squadra di calcio del Palermo, sono rossoneri, e quindi tant'è che i giorni scorsi siamo andati a vedere la partita a Palermo Palermo contro il Brescia. Ahimè, il risultato non è stato per niente eccellente, però voglio dire, c'è questa particolare voglia di essere vicini a questa terra. Poi quando vengono qui a Grotte voglio andare ad assaggiare tutte quelle che sono le specialità. Le specialità, dalle impignolate, cioè, capito? Quindi sono particolarmente legate a questa terra. Io sono fiero di questo, perché oggi si deve essere, si è uomini del mondo, ma le radici bisogna conservarle, perché un albero robusto e forte lo è se ha delle radici ben salde sulla terra. Bene, noi la ringraziamo per essere stato con noi, per aver accettato il nostro caffè. Speriamo di potergli offrire un altro nel prossimo futuro. Grazie, ecco, un saluto grazie. A tutta la popolazione e arrivederci a presto. Complimenti. Grazie.